sono un sacerdote e vengo dal passato, esattamente dal marzo 1945. E sarò la vostra guida in questo venerdì, che non è un venerdì santo, per accompagnarvi in questa che non è la solita Via Crucis, ma è comunque un percorso di ricordo e di dolore. Vi chiederete perché viene un prete a raccontare fatti di guerra. Che ne sa della guerra? Ne so. Ho combattuto nella prima guerra mondiale, sono stato ferito e solo dopo, terminati gli studi in seminario, sono diventato parroco di Alpignano nel 1932, a gennaio. Vi posso raccontare i tragici fatti di quel marzo 1945, in primis perché c'era, e principalmente perché dal mio primo giorno di arrivo in Alpignano ho scritto una cronistoria, parrocchiale sì, ma che racconta i fatti piccoli e grandi della città e che diventerà un libro perché per i posteri, perché possano ricordare, cioè possiate ricordare. Non sarò solo in questo pellegrinaggio e a ogni stazione sarò aiutato dai miei concittadini di oggi. Operaio, alpino, partigiano. Prima del 43 facevo parte della Brigata Alpina Taurinense. All'inizio però... Operaio, alpino, partigiano. Prima del 43 facevo parte della Brigata Alpina Taurinense. All'armistizio però scelsi di tornare a casa, ad Occhieppo Superiore, in provincia di Biella. L'unico mio desiderio era quello di tornare dalla mia famiglia, ma ormai nel 43 non si poteva essere giovani e volere la pace. Si doveva scegliere, combattere per la Repubblica di Salò, per i fascisti, o prendere la strada dei monti e nascondersi, combattere coi partigiani. Non mi sono presentato, piacere, mi chiamo Renato Tua, 22 anni. Come già detto, operaio e partigiano, ma da partigiano nessuno mi chiamava Renato. Mi avevano dato un nome da battaglia, uno di quei nomi che incutevano timore. Mi chiamavano Frankenstein. Per la resistenza facevo la staffetta presso il comando della settima divisione Garibaldi. Venni catturato con Enzo, vicino a Donato, nel Biellese, e subito trasferito a Castellamonte, per poi passare per le carceri di Quornie, Bussoleno e infine qua, Alpignano. Vi accompagnerò in questo breve viaggio dove avrete l'opportunità di incontrare miei amici e fratelli che come me si batterono per un ideale, per uno scopo. Siamo state vittime dell'odio e della guerra e oggi più che mai è per noi importante essere ricordati perché nella memoria e nel ricordo debbono essere conservate le speranze dell'umanità. Le speranze che quel che è stato fatto, che il sangue che è stato versato siano ormai appartenenti ad un passato lontano. Grazie. E buon viaggio. Ho 129 anni e mi perdonerete se rileggo quanto scrissi quasi 80 anni fa. 10 ragazzi, giovanissimi, li confessai tutti e diedi loro la comunione. E proprio tu, Renato, ricordo il suo coraggio, prima di ricevere l'ostia mi disse: se vedrà mia madre, le dica che sono morto da forte. Al che l'ufficiale nazista che era dietro di me replicò: forti, sia forti quando si combatte contro i nemici della patria. E lui, di rimando, gli dica che noi stiamo per morire per mano dei nemici della patria. Siamo solo all'inizio del percorso che ci porterà a conoscere e onorare gli altri eroici artefici della nostra libertà. Seguitemi.
Migliore Enzo, ragazzo di soli 20 anni, orfano di padre e di madre, catturato con il suo caro amico Renato durante un rastrellamento a Donato, nel Bialese. Questa parola che si leva nell'aria come un aquilone, questa parola breve, temuta dai tiranni, soffocata nel sangue e nelle gole dei vinti e degli oppressi. Questa parola dolce come una sinfonia, chiara come la luce del mattino e il sorriso di un bimbo. Scritta col sangue sui muri delle celle, gridata con orgoglio ai piedi delle forche. Questa parola offesa, trafitta, calpestata. Questa parola eterna, preziosa, universale, vi consegno come sigillo. Libertà, Tullio De Maio. I partigiani avevano tutti un nome di battaglia. I ragazzi di oggi direbbero un nickname, un battesimo laico, quasi a significare la rinascita a una nuova, più libera vita. Migliore Enzo, che ha appena recitato la poesia Libertà, si faceva chiamare Basso. Angelo D'Aquila, siracusano di 23 anni, si faceva chiamare Lupo. Carissimi, una sorte dura e purtroppo crudele sta per separarmi da voi per sempre. Il mio dolore nel lasciarvi è il pensiero che la vostra vita è spezzata. Voi che avete fatto tanti sacrifici per me, li vedete ad un tratto frustati da un iniquo destino. Coraggio, non potrò più essere il bastone dei vostri ultimi anni, ma dal cielo pregherò perché Dio vi protegga e vi sorregga nel rimanente cammino terreno. La speranza che ci potremo trovare in una vita migliore mi aiuta a sopportare con calma questi attimi terribili. Bisogna avere pazienza, la giustizia degli uomini, ahimè troppo severa, ha voluto così. Una cosa sola ci sia di conforto, che ho agito sempre onestamente secondo i santi principi che mi avete inculcato sin da bambino, che ho combattuto lealmente per un ideale che ritengo sarà sempre per voi motivo di orgoglio. La grandezza d'Italia, la mia patria, che non ho mai ucciso né fatto uccidere alcuno, che le mie mani sono nette di sangue, di furti e di rapine. Per un ideale ho lottato e per un ideale muoio. Perdonate se ho anteposto la patria a voi, ma sono certo che saprete sopportare con coraggio e con fierezza questo colpo assai duro. Dunque non addio, ma arrivederci in una vita migliore. Ricordatevi sempre di un figlio che vi chiede perdono per tutte le stupidaggini che può aver compiuto, ma che vi ha sempre voluto bene. Un caro bacio ed abbraccio. Casa Giambì, insieme ai miei vice, Don Becca e Don Trossarello, uniche facce amiche tra tante divise naziste, i condannati si strinsero a noi chiedendo: ma è proprio vero che dobbiamo morire? E uno di loro, che stava piangendo, mi disse: mi asciughi le lacrime, non voglio che i tedeschi mi vedano piangere. Fu a casa Gianolio che li confessai, poi li misero tutti in fila e ai nazisti che premevano per farli salire sul camion con il motore già acceso gridai: non abbiamo ancora... Ma vi manca una cosa, voi morite innocenti. Siete disposti a perdonare chi vi uccide? Seguì un attimo di tensione e, dopo aver guardato i compagni, il più anziano, Guido Pecoraino, detto Guido, a nome di tutti disse: sì, vogliamo morire bene, perdoniamo a tutti. Ti lascio. Non voglio che tu sia lo zimbello del mondo,
ti lascio il sole che lasciò mio padre a me. Le stelle brilleranno uguali, ed uguali ti indurranno le notti a dolce sonno. Il mare t'empirà di sogni. Ti lascio il mio sorriso amareggiato, fanne scialo, ma non tradirmi. Il mondo è povero oggi, si è tanto insanguinato questo mondo, ed è rimasto povero. Diventa ricco tu, guadagnando l'amore del mondo. Ti lascio la mia lotta incompiuta e l'arma con la canna arroventata. Non l'appendere al muro, il mondo ne ha bisogno. Ti lascio il mio cordoglio, tanta pena vinta avanti e son rimasto indietro, al di qua della trincea. Ho gridato, gridato mille e mille volte no, ma soffiava un gran vento e piogge e grandine hanno sepolto la mia voce. Ti lascio la mia storia vergata con la mano d'una qualche speranza, a te finirla. Ti lascio i simulacri degli eroi con le mani mozzate, ragazzi che non fecero a tempo ad assumere austere forme d'uomo, madri vestite di bruno, fanciulle violentate. Ti lascio la memoria di Belsen e Auschwitz. Fa presto a farti grande. Nutri bene il tuo gracile cuore con la carne della pace del mondo, ragazzo. Impara che milioni di fratelli innocenti svanirono d'un tratto nelle nevi gelate, in una tomba comune e spregiata. Si chiamano nemici, già, i nemici dell'epigrafe. Ti lascio accampamenti d'una città con tanti prigionieri. Dicono sempre sì, ma dentro loro mugghia l'imprigionato no dell'uomo libero. Anch'io sono di quelli che dicono di fuori il sì della necessità, ma nutro dentro il no. Così è stato il mio tempo. Gira l'occhio dolce al nostro crepuscolo amaro. Il pane è fatto di pietra, l'acqua di fango, la verità un uccello che non canta. È questo che ti lascio. Io conquistai il coraggio di essere fiero. Sforzati di vivere. Salta il fosso da solo e fatti libero. Attendo nuove. È questo che ti lascio. Criton Atanalsoulis. Demmo a tutti il crocifisso da baciare e distribuimmo l'Eucaristia. Poi li fecero salire sull'autocarro e quella fu l'ultima volta che li vidi, perché mi fu impedito di accompagnarli e a quei ragazzi fu negata la sepoltura con la cerimonia religiosa. Proseguiamo il nostro cammino percorrendo la via dedicata a Giacomo Matteotti, deputato socialista, barbaramente seviziato e trucidato dalle squadrate fasciste. Oh,
Ma come si è giunti a tutto questo? Perché tanta ferocia? Facciamo ora un piccolo passo indietro nel tempo. Il 14 marzo 1945 a San Giglio, in uno scontro a fuoco presso la cascina Vinisvera, dove avevano pernottato, vengono uccisi il partigiano Michele Teresio Perotti e il comandante partigiano Tullio Robotti. Michele Perotti verrà tumulato 3 giorni dopo nel cimitero di Rivoli. La famiglia di Tullio Robotti, temendo rappresaglie, mi pregò, e acconsentì volentieri, di accogliere la salma nella cappella di San Sebastiano, in attesa delle esequie celebrate qui in Appignano il 17 successivo. Carissima mamma, mi trovo senz'altro a breve distanza dall'esecuzione. Mi sento però calmo e muoio sereno e con l'animo tranquillo, contento di morire per la nostra causa, la nostra cara e bella Italia. Il sole risplenderà su noi domani perché tutti riconosceranno che nulla di male abbiamo fatto noi. Voi siate fieri e orgogliosi del vostro pianeta che sempre vi ha voluto bene. Cimilando Romolo, detto Pinin, classe 1924, faceva parte della Brigata Garibaldi, comandata da Claudio Borello, detto il Moro. Fu fucilato il 22 marzo al Maiolo, con altri 9 martiri. Sarà sepolto, come gli altri, senza cerimonia religiosa, come aveva intimato il comandante tedesco. Vittorio, il fratello di Perotti. Vittorio, il fratello di Perotti e Mario Piovano, partigiani, presenti al funerale, per sfuggire ai controlli dei nazisti che presidiavano il cimitero, si nascondono in una fossa, ma forse a causa di una delazione vengono catturati. La loro sorte è segnata. I partigiani della squadra Callette della 17ª Brigata decidono di catturare dei nazifascisti per fare, come già avvenuto con successo a Collenio, uno scambio di prigionieri. Avere 19 anni è una faccia da bambino. Avere 19 anni è una faccia da bambino. Questo è quanto pensano di questa mia foto. Sembri più giovane, non sembra che tu abbia quell'età. Che viso dolce. Conoscete Airasca, quel piccolo comune agricolo verso Pinerolo? Beh, venivo da lì. Mi chiamo Pietro Rocca. Ero giovane, ma avevo la certezza di non volermi arruolare. E per questo, per non sottostare ai bandi di arruolamento dell'RSI, scelsi di unirmi alle brigate partigiane canavese. Per l'esattezza, nella divisione Garibaldi-Goglio. Venni catturato con Pietro, il più giovane tra noi, per via di una delazione presso Fabria. Non ho tanto altro da dire, sfortunatamente sono passati anni e non mi ricordo neanche come mi chiamavano i miei compagni. Vi chiedo un favore però, dopo salutate per me il mio amico Pietro, gli volevo tanto bene e lui perfino mi dedicò un piccolo spazio nella sua ultima lettera. I partigiani della squadra Callette decidono quindi di agire e il 19 di marzo irrompono all'interno dell'albergo all'Albero Fiorito, dove solitamente i nazifascisti trascorrevano le serate. Intimano in tedesco Hand Hoch, in alto le mani, con l'intenzione di catturare i militari, ma il maresciallo nazista tenta di disarmare il comandante Torre Luciano, Cianito. Ne segue una sparatoria
che lascia sul terreno un maresciallo e tre caporali nazisti e un sergente maggiore fascista della Repubblica Sociale. La reazione nazifascista non si fa attendere e dalle carceri di Bussoleno, dove erano rinchiusi, vengono tradotti ad Alpignano e condannati a morte 10 partigiani, i nostri martiri. Venivano da terre diverse, ma con il loro sacrificio hanno legato per sempre il loro nome ad Alpignano. Avevano storie diverse, ma condividevano un unico grande ideale, la libertà, che è figlia della pace. Mi chiamo Bertolo Luciano, sono nato ad Alassio il 9 luglio del 1921. Anche se non siete mai stati ad Alassio, conoscerete almeno una persona che ci è andata, dai, diciamocelo, soprattutto voi piemontesi a cui piace tanto passare l'estate in Liguria. Caso vuole che poi diventai anche uno di voi, tra virgolette. Mi trasferii in gioventù ad Almese, in provincia di Torino, per lavorare come operaio. Eh sì, erano anni duri quelli. Dovevamo pur guadagnarci qualche soldo per vivere e qualche sacrificio, si sa, va fatto. Anche trasferirsi da un posto così bello come Alassio, così caldo e accogliente. Che per carità Almese non era fredda, certo la neve cadeva più spesso che in Liguria e non era nemmeno brutta. Dopotutto con la goia sembrava quasi di essere a casa. Eh sì, casa dolce casa, una casa calda, ma il caldo sarebbe venuto a mancare. Sarebbe venuto a mancare laggiù in Russia. Eh sì, perché venni mandato al fronte. Avevo appena 21 anni quando fui chiamato alle armi. Era la fine del 42, sul fronte del Don. Il 16 dicembre del 42, mentre noi eravamo là, l'Armata Rossa sferra una poderosa offensiva chiamata, mi pare, Operazione Piccolo Saturno. A quanto pare i russi non ne potevano più dei nazifascisti, soprattutto dopo quel che abbiamo combinato a Stalingrado, e decisero così di contrattaccare. In molti persero la vita in quella ritirata, ma io per qualche strano motivo sono riuscito a salvarmi, anche se col rischio di perdere qualche dito a causa del congelamento. Mi portano dunque a Bolzano, l'8 settembre del 43, riesco a scappare però, me la do a gambe, riesco a tornare sano e salvo ad Almese, da mia moglie, eh sì, perché ero anche sposato. Almese però non era più la solita, si respirava troppa paura, terrore negli occhi della gente, paura di essere attaccati, imprigionati o casualmente fucilati perché, hanno osato dire qualcosa di brutto sul duce. Non passa troppo tempo dal mio ritorno e l'anno dopo, il 44, comincio così a frequentare un circolo di persone che si dedicavano a questa cosiddetta resistenza. Si sentivano notizie di questa resistenza già da quando sono partito io per la guerra del 42, ma non mi ero mai interessato troppo, fino a quando i fascisti non mi hanno appunto spedito in un'operazione militare suicida in Russia, allora due pensieri ce li ho cominciati a fare. Dunque nel 44 entro a far parte della resistenza, collaboro con i partigiani, faccio anch'io la mia parte nella liberazione italiana. Non dura tantissimo, perché purtroppo riesco a contribuire solo per un anno, però anche se poco l'ho sentito utile. Il 6 marzo del 45 vengo così catturato e trasportato nel carcere militare tedesco di Bussoleno e da lì a pochi giorni, sapete come va a finire. Raggiungeremo il luogo del ricordo degli ultimi tre martiri percorrendo Viale Vittorio. E a me piace pensare che questo nome celebri la vittoria sul male assoluto rappresentato dal nazifascismo, vittoria conseguita grazie anche alla folta schiera dei martiri a cui appartengono i nostri 10 ragazzi. Thank you.
Parole non bastano a cancellare il vuoto che un fratello caro lascia quando se ne va, ma il suo ricordo rende tale vuoto più piccolo. Io non sono sola e la speranza rinascerà sempre nel mio cuore, perché si nutre dell'amore di chi, pur avendo lasciato questa terra, si è spenta la casa. Ah, no. Pur avendo lasciato questa terra, come te, fratello caro, continuerà a vegliare su di me. Abbiamo viaggiato nel bene e nel male, lontani nella stessa stanza e vicini più che mai, a chilometri di distanza. La vita passa, ma poche cose restano, pilastri fissi dell'esistenza. Tu, fratello nostro, sei uno di questi. Il tuo nome rimarrà indelebile nella nostra memoria e per sempre ricorderemo il tuo sacrificio. La malinconia ci assale quando ci voltiamo e ci accorgiamo che tu non ci sei. È inutile cancellare una cosa dalla mente se incisa nel cuore. Ed ora sento un grande vuoto attorno a me, accompagnato da un immenso dolore. A te, Giacomo o Gecco, come ti chiamavano i tuoi compagni partigiani, confidiamo queste nostre parole. A te e ai tuoi 19 anni confidiamo la speranza di un futuro migliore. Al Maiolo, luogo dell'eccidio, io non c'ero, ma in rappresentanza dell'autorità comunale, in quel momento assente, i nazisti fecero intervenire il messo comunale Pietro Scarsello, che così raccontò. Uno di quei giorni, di quei giovani, mi disse: se vede qualcuno dei miei, dica che sono morto tranquillo, e prima di morire disse ancora: io perdono tutti. Viva l'Italia libera! Io scrivo. Chi sono? Sono Maria, ho 13 anni. Accendi. Io scrivo. Chi sono? Sono Maria, ho 13 anni. Il parroco è sulla porta, mia madre tra le braccia di mio padre. Perché scrivo? Ma forse perché quando la guerra finirà, la memoria di questi momenti potrà essere letta. Letta ad alta voce. E vivere. Vivere per sempre. Per sempre, sì. Perché la memoria non muore mai. Come mio fratello. Nicola? Nicola è mio fratello. Quanti anni ha? 20. Lui ha scelto, sì. Lui ha scelto. Cosa? Ha scelto da quale parte stare. Combatte, sì. Combatte per la liberazione dell'Italia. La mamma pelava le patate. E Nicola disse: parto.
La mamma si tagliò un dito, il babbo tese la schiena. Avevano capito, anche io. Il silenzio fu forte. Quella sera mangiamo ancora tutti insieme. L'estate non era ancora finita, poi inizia l'autunno. Se ho pregato? Sì, ho pregato tanto in questi mesi. Quanti? Tanti. Ora dov'è? Era a Bussoleno, ma ora il parroco continua a parlare. In questa guerra non muoiono solo le persone, muore l'umanità. Poi il parroco tace, la mamma continua a piangere e il babbo la stringe sempre più forte a sé. Io sono sicura che quando andrò da Nicola, quando calpesterò la terra che lo scalda, insomma, quando lo rivedrò, mi dirà: Maria, stai accanto a mamma e papà, lotta per i tuoi sogni e racconta di noi ai tuoi figli, ai figli dell'Italia libera. Ricorda di non dimenticare. Racconta loro dello zio, degli zii partigiani. Sentirai loro risponderti: noi oggi siamo qui grazie a loro. Io ora vado, ma resto con voi. Il messo comunale Pietro Scarsello disse ancora: prima di morire, Pietro Vittone mi diede la sua giacca, nella tasca della quale c'era un messaggio per i suoi genitori. Questa lettera che Pietro stesso vi leggerà racchiude gli ideali per cui lui e molti giovani come lui hanno ritenuto valesse la pena di morire, i messaggi ai nomi cari che compongono il mondo degli affetti e infine il passaggio di testimone in una eroica staffetta degli ideali, l'esortazione ai compagni di lotta a compiere la missione, la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Cari genitori, vi scrivo queste mie ultime righe per dirvi che sono fucilato. Le ultime mie che posso dirvi è di farvi coraggio, che io sono morto per una causa, la vera causa per l'Italia libera. Di al babbo che si faccia coraggio, anche Tino e le mie due sorelline, e zio Giovanni, Simone, Romeo e tutte le zie e nonni e nonne. Vai a Favria o scrivi alla signorina Angela in via Valbo, è la mia fidanzata, o fallo sapere a Rita Cattaneo, via Cernaia, Favria. Di al mio comandante che sappiamo morire da garibaldini, io e Pierino, ma di vendicarci con Nando, padre e Ciccio. Ciao, mille bacioni, tuo figlio Pietro. Termina qui il mio viaggio insieme a voi e mi rincuoro a vedere che dopo 77 anni la memoria di questi tragici fatti non sia affidata solamente a un cippo con 10 nomi incisi sulla lapide, ma viva ogni anno con la presenza degli alpignanesi di tutte le età consapevoli di dovere la loro attuale libertà anche a questi 10 eroi. Caro Dimitri, caro Ivan, caro Oleg, caro Pavel, caro Yuri, e ci metto dentro anche un caro Vladimir, perché in tutta la Russia ci sarà anche un Vladimir normale. Caro Misha, ti scrivo dall'Italia, paese che conoscerai per il calcio e la pizza. Io non ti conosco, ma mi basta guardare la tua barbetta rada e la divisa troppo grande, che in te rivedo mio figlio e tutti i nostri figli. Caro Boris, so che hai paura e ti senti perduto, ma sappi che tu non hai colpa. Hai 20 anni, ti hanno messo un fucile in mano e ti hanno mandato in un posto che non sai manco dov'è. Sei diventato una pedina di una partita a scacchi a cui nemmeno pensavi di giocare. T'abbiamo fregato. Noi adulti lo facciamo spesso e ora lo stiamo facendo con la guerra, che è il modo più infame. Per questo ho compassione di te, perché alla tua età, a 20 anni, caro Vania, dovresti essere in giro con l'Erasmus, dovresti sederti con tutte le scarpe sporche sugli schienali delle panchine per farti mandare a stendere da quelle come me.
Dovresti andare a farti scoppiare le orecchie ai concerti, scrivere come uno scemo con la pipì sulla neve, sparare, sì, ma a qualche sagra della steppa per vincere il peluche per la tua fidanzata. E invece sei lì, col cuore nel fango, condannato a essere un maschio dell'Ottocento che va a morire per la patria. Caro Andrei, io lo so che sei un fifone, sai? Sei come mio figlio che quando entra una cimice in camera chiede aiuto a sua sorella che la prende e la libera perché non puoi mica ucciderla. Caro Dorian, io non ti conosco ma potrei essere tua madre. Miriam tua zia e Stefano tuo nonno che ha esagerato con la vodka. Ti ho fatto ridere? Sono contenta, perché risata e guerra sono nemici naturali e dove c'è uno non può esserci l'altra. Caro Victor, sappi che tutto questo non è colpa tua. La colpa è nostra, della generazione dei tuoi padri, quella che viene dal Novecento. Un secolo breve, ma bastardo come pochi. La colpa è nostra che ti abbiamo lasciato un mondo in cui i soldi e il profitto sono gli unici obiettivi che abbiamo. Caro Vania, il Ministero della Difesa ucraino ha mandato un messaggio a tua madre, lo sai? Le ha detto che sei prigioniero, ma che può venire a Kiev a riprenderti e riportarti a casa. Spero che possa farlo presto. Avrai finalmente delle donne accanto a te, quelle che dovranno ricostruire. Caro Ivan, voglio credere che tutto questo male finirà e ti renderà un uomo migliore. Migliore di noi ci va anche poco. E soprattutto ti auguro di avere un futuro, ma un futuro vero, dove nessuno ti chiamerà mai più soldato, ma solo Dimitri, Alyosha e Viktor. C'è un proverbio russo che esalta l'eroismo e dice: è meglio morire per la zampata di un leone che per il morso di un gatto. Non farti riempire la testa con questa tragica retorica e ricordati che c'è una terza via: non morire e starsene sul divano col gatto. Buonasera a tutti, sono Diego Suppo, membro della Consulta Giovanile di Alpignano e del Comitato Costituzione e Resistenza. A nome della Consulta Giovanile vorrei ringraziare tutti voi qui presenti per la partecipazione a questo nuovo evento che è al fine di non farci dimenticare gli atroci episodi che una guerra porta con sé, in particolare in questo momento in cui la pace nell'Est Europa è stata messa a repentaglio. Quest'anno, dopo 2 anni di pausa a causa Covid, abbiamo deciso di ricordare i 10 giovani che al Maiolo sacrificarono la propria vita per la libertà in modo diverso, con un'iniziativa del tutto nuova, come dice il titolo, Viaggiando con i Martiri. Per questo voglio ringraziare tutti i membri del Comitato Costituzione e Resistenza per aver contribuito e partecipato in modo attivo alla preparazione di questa attività, che vuole portare a conoscenza tutti gli alpignanesi e non degli avvenimenti di quello che fu per la nostra cittadina un terribile giorno, il 22 marzo 1945. Un grazie speciale a Carlo Pettinà, che nel ruolo di Don Vitrotti ci ha guidato splendidamente durante tutto il percorso, alla Consulta di Almese e ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo, che hanno partecipato dando il loro contributo alla serata. In questo modo anche noi più giovani, nonostante le fonti dirette tendano a diminuire, possiamo cercare di renderci conto di cosa sia la guerra e di fare in modo che non si ripeta. Infine un importante ringraziamento va all'amministrazione comunale, che ha permesso lo svolgimento di questo evento e che ha installato lo scorso anno le formelle dei 10 martiri che questa sera ci hanno guidato durante il nostro tragitto. Vorrei concludere con una frase di Gandhi citata da un mio professore mentre discutevamo sulla situazione in Ucraina e che mi ha colpito molto. Il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. Grazie. Settantasettesimo anniversario del Maiolo, una data importante che abbiamo raggiunto anche quest'anno, dopo 2 anni in cui il ricordo è stato interrotto dalle manifestazioni pubbliche, e oggi ci ritroviamo qui, come domenica, davanti al CIPO, come ricordava Carlo prima, oggi anche in un nuovo evento, come è stato ricordato. Ed è bello avervi
tutti quanti qui. Parto al Comitato Comunale Resistenza e Costituzione, al nostro Don Vitrotti, Carlo Pettinà. Vi prego un applauso per Carlo che ci ha accompagnato questa sera. Troppo buoni. A tutti gli intervenuti, partendo dalla Consulta Giovanni Alpignano, dall'AMPI di Alpignano, all'AUSER, all'Istituto Comprensivo di Alpignano, in modo particolare agli insegnanti, alla Federica Crescenzi, Alessandro Laurieri e a Giuseppina Pangallo. Ovviamente un grazie anche alla dottoressa Andretta che è qui stasera con noi. Al nostro comitato genitori, grazie. Al maestro Silvio Franchino e al maestro Daniele Boero per averci accompagnato negli ultimi passaggi anche con l'accompagnamento musicale. E ovviamente all'associazione ANA e al gruppo di Alpignano. Un grazie agli assessori, a tutte le istituzioni che sono qui presenti, sia come autorità militari e sia come autorità civili. Prendo una parte del discorso che ha letto la ragazza, e non conosco il nome, ti chiedo scusa, in cui raccontava la lettera di Maria nei confronti del fratello Nicola. E Nicola diceva di non dobbiamo smettere di ricordare mai. Questo sarebbe il più grosso siamo per noi oggi e soprattutto per loro, per i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi presenti qui con noi e per tutti i nostri concittadini alpignanesi. È il più grosso errore che Alpignano ripudia la guerra in una situazione che era inimmaginabile per la vicinanza territoriale soprattutto che ci sta coinvolgendo, perché poi non dobbiamo neanche dimenticare che tanti altri sono i conflitti bellici continui, giornalieri nel resto del mondo. Allora prendiamo e facciamo nostra quella frase: non dimentichiamoci di ricordare mai, per nessun evento, vicino o distante che sia, e continuiamo a impegnarci anche con eventi come questo per mantenere viva la memoria. Grazie e buona serata a tutti. Prego.